approccio delle famiglie ci confermano che l'economia è sana e comincia a beneficiare davvero delle riforme fatte negli ultimi anni. Tutti i posti di lavoro nuovi creati in febbraio sono a tempo indeterminato, trainati dalla componente femminile in particolar modo. Fra i giovani si risveglia dinamiche positive in termini occupazionali. Abbiamo recuperato 10 miliardi di potere d'acquisto dall'inizio della crisi, 15 miliardi di reddito, e aumentano anche gli investimenti, quindi continuano le buone notizie, perché in politica economica, per fortuna, quando si fanno delle riforme, i frutti si colgono nel tempo. Il PD non li ha colti nelle urne, ma questo è poco importante, l'importante è che si colgano nei bilanci delle famiglie italiane. A proposito di governo, al via le consultazioni, il PD cosa dirà Mattarella? Dirà che il PD ha perso le elezioni, il paese ha avuto fuori una chiara maggioranza, seppur in un sistema proporzionale, che quindi è fatto per alleanze, ma l'alleanza è venuta fuori chiaramente dalle urne, che è quella di due partiti, 5 Stelle e Lega, che hanno un programma per molti versi simili, di stessa matrice populista, e che secondo la nostra opinione devono prendersi sulle spalle l'onere e l'onore di formare un governo, speriamo solo che non brucino tutti i risultati positivi in termini economici di cui abbiamo parlato un attimo fa. Anche alla luce dei dati su deficit e debito, il paese può permettersi una fase prolungata di stallo? Io credo di no, non può permettersi né quello né un governo che bruci, ripeto, tutti i risultati positivi costruiti a fatica in questi anni. È anche vero però che il paese ha ballato chiaramente, le forze politiche che hanno riempito l'Italia di promesse devono prendersi le loro responsabilità formando un governo e provando a essere accountable, come si dice, un termine che non a caso non si traduce in italiano, cioè rendere conto agli elettori delle promesse e degli impegni che si sono fatti.